Benvenuti a tutti. In questo video, che è il primo di una serie di due, parleremo delle orazioni di Cicerone, dando alcuni esempi appunto delle più celebri di queste orazioni. E nel secondo video invece vedremo alcuni aspetti tecnici proprio delle tecniche e dello stile oratorio di Cicerone. Iniziamo subito con qualche informazione generale. Allora, per Cicerone, l'oratoria è la massima espressione dell'impegno politico e culturale. L'oratore è l'uomo impegnato a tutto tondo. Le orazioni di Cicerone possiamo suddividerle in due grandi generi. Egli infatti è oratore giudiziario e interviene in questa veste ai processi come avvocato di accusa o di difesa, ma è anche oratore politico in quanto appunto senatore e magistrato nelle varie fasi della sua carriera. Interviene in più occasioni in Senato e davanti al popolo in momenti delicati della vita politica di Roma e tra poco ne vedremo nella fattispecie uno importantissimo che è la congiura di Catilina. Il corpus delle orazioni di Cicerone è composto da 58 testi completi e diversi frammenti. Dai discorsi giudiziari possiamo cogliere un interessante spaccato della società a seconda del tipo di causa che si discute. Allora, con le Verrine abbiamo uno sguardo sul mondo delle province, in particolare sulla vessazione delle province da parte dei funzionari corrotti. Per quanto riguarda la Procelio, invece, abbiamo uno sguardo più, ecco, da gossip, sulla dolce vita dei giovani romani dell'alta società. Questo testo, la Procelio, ci fornisce un punto di vista alternativo su Clodia, che si identifica con la lesbia amata da Catullo. Abbiamo poi come altra importante orazione la Proarchia, che testimonia l'importanza della poesia e della cultura nel mondo romano. Iniziamo subito con le Verrine. Ecco, le Verrine traggono origine da un caso, ecco, da un processo avvenuto nel 70 a.C. In quest'anno i siciliani denunciano Verre di concussione. Verre, appunto, fu governatore romano fra il 73 e il 71, aveva commesso diverse vessazioni e ruberie nell'isola. I siciliani decidono di affidare l'accusa a Cicerone, nel quale nutrivano fiducia, in quanto tempo prima era stato questore proprio in Sicilia e aveva guadagnato il favore del popolo. Il processo si tiene appunto nell'estate del 70. Manovre prima del processo, che cosa avviene? Chiaramente Verre, vedendosi accusato, cerca di mettersi al sicuro e allora sceglie di farsi difendere da Ortensio, che era il più famoso avvocato dell'epoca e rivale oratorio di Cicerone. Si sente particolarmente al sicuro perché è protetto dalla potente famiglia dei Metelli e anche per le grandi ricchezze accumulate con le quali evidentemente sperava di corrompere chi gli avesse messo i bastoni tra le ruote. Verre, tuttavia, vuole liberarsi di Cicerone perché sa appunto che sarà un osso duro, facendo presentare, non presentando direttamente, ma facendo presentare un altro oratore, Quinto Cecilio Nigro, che è appunto un uomo di sua fiducia. A questo punto, essendoci sulla piazza due oratori, due avvocati per l'accusa, si rende necessario questo procedimento, la divinatio in quintum cecilium. All'inizio del 70, nel mese di gennaio, è necessario decidere chi tra Cecilio e Cicerone deve sostenere l'accusa di Verre e quindi è necessaria la divinatio, questo confronto di fronte ai giudici tra i due. E quindi questa sarebbe tecnicamente una Verrina zero, diciamo, una orazione che Cicerone pronuncia davanti ai giudici ancora prima che inizi il processo. Vince lui, si reca in Sicilia, fa una rapida inchiesta di 50 giorni, raccogliendo tutto il materiale possibile per sostenere l'accusa. Nel frattempo, Ortensio però continua le sue manovre, cercando di posticipare l'inizio del processo a dopo l'autunno con una serie di motivi per cui si entrava poi in un periodo di pausa dei tribunali.
Dopo l'autunno, sarebbero cambiati anche i giudici e ne sarebbero subentrati di più corruttibili e favorevoli a Verre. Lo stesso Ortensio, insieme a Metello, amico come abbiamo visto di Verre, sarebbero stati consoli. Tuttavia, Cicerone tanto insiste, tanto fa che il processo viene calendarizzato prima della pausa estiva. Il processo inizia il 5 agosto. Cicerone sa di dover fare presto, che il tempo stringe appunto perché è imminente questa pausa estiva dei tribunali. Rinuncia alla tradizionale lunga orazione, quindi con l'esposizione dettagliata di tutti i capi d'accusa, e si focalizza su tre elementi principali: il fatto di essere ostacolato nelle indagini svolte in Sicilia. La denuncia dei sistemi di Verre per far ritardare il processo, avendo poi dei giudici e dei consoli favorevoli, e poi, solo poi, abbiamo un'esposizione molto stringata, però, dei principali capi di accusa contro Verre. Per stringere ulteriormente i tempi, Cicerone fa entrare direttamente i testimoni, senza esporre appunto questi capi d'accusa in modo prolisso e dettagliato. Pochi giorni per chiudere il processo, 8 giorni, si chiude il 13 agosto e Verre è talmente sopraffatto dalle prove che vengono portate contro di lui che decide autonomamente di andare in esilio e gli viene comminata una pena pecuniaria. Ecco, allora, nell'Actio prima troviamo un particolare accento all'importanza politica e morale del processo, in particolare per quanto riguarda ecco, la questione dei tribunali de pecunis repetundis, che appunto giudicavano le cause di concussione e le richieste di restituzione del denaro estorto. Repetundis pecunis, ecco, proprio sta nella parola stessa che indica questo reato, richiedere indietro i soldi. Questi tribunali come erano composti? La composizione ha vissuto diverse fasi. Ecco, originariamente questi erano composti solamente da senatori, con le proposte di legge di Gaio Gracco 123-122 passano i soli cavalieri. Avvengono le riforme Sillane nell'81 con cui questi tribunali vengono restituiti ai senatori. Però, appunto, ci sono dei casi di corruzione tali che nell'ottobre del 70, quindi dopo il processo di Verre, viene emanata la Lex Aurelia Judiciaria che fissa la composizione di questi tribunali. Ecco, che saranno appunto formati per un terzo di senatori, per un terzo di cavalieri e per un terzo di tribuni dell'erario. Dato che questi tribunali sono appunto notoriamente corrotti, Cicerone ha anche un appoggio, un appiglio, ecco, per dare a questo processo un'importanza appunto politica, un'importanza morale. E di fronte a un caso così eclatante di corruzione, ecco, Cicerone presenta appunto il caso di Verre come una delle ultime occasioni per la classe senatoria di recuperare la propria credibilità, mettendo, ecco, attaccando direttamente la corruzione e manifestando dunque le virtù di onestà e di giustizia che sono necessarie per guidare lo Stato. E quindi anche Cicerone, diciamo, sente su di sé questo compito di richiamare i senatori alla ripresa, ecco, delle antiche virtù. L'Actio Secunda in Verrem è composta di 5 orazioni, ognuna focalizzata su un aspetto particolare del comportamento disonesto di Verre, prima come pretore di Roma, con la prima, ecco, di queste 5 orazioni, De pretura urbana, poi abbiamo le malversazioni come pretori in Sicilia, de iurisdizione siciliensi, nella riscossione delle decime, de re frumentaria, nell'appropriazione di opere d'arte, de signis, questa è quella forse più interessante per noi, per capire anche come funzionava il mercato di opere d'arte nel mondo antico. Qui proprio Cicerone fa finta di non intendersi di arte perché ecco, l'amore per le opere d'arte, per le statue, per gli oggetti di lusso era vista come un sintomo di corruzione morale. Il bravo Vir Romanus di queste cose ecco, non se ne importava più di tanto, pur se sappiamo dalle lettere che lo stesso Cicerone era estremamente interessato nell'arte. E chiedeva spesso all'amico Attico di procurargli delle opere particolari per ornare le sue residenze.
L'ultima di queste cinque orazioni è la De Supplicis ed è quella che più ci colpisce, anche per la sua crudeltà, per la crudeltà dei fatti descritti da Cicerone. Qui abbiamo le condanne verso schiavi fuggiti, banditi, pirati e soprattutto cittadini romani. Ecco, questo è proprio il punto che Cicerone mette in evidenza per colpire il Senato, e per col da una parte, ecco, per far sì che la corruzione dei governatori venga messa a tacere, ma per colpire soprattutto i giudici, che di fronte a atrocità così grandi non possono certo assolvere Verre. Queste cinque orazioni tuttavia non vengono mai pronunciate, proprio per l'esilio volontario di Verre, che si reca a Marsiglia, come facevano molti che venivano colpiti dalla giustizia. Cicerone, tuttavia, pur non avendole mai pronunciate, decide di pubblicarle ugualmente, seguendo un meccanismo che verrà da lui attuato anche in altre occasioni, per esempio con la Pro Milone, mai pronunciata per la presenza dei soldati di Pompeo nel tribunale, che tuttavia sarà lo stesso divulgata, e lo stesso Milone, leggendola, osserverà con ammirazione che se Cicerone effettivamente l'avesse pronunciata così come è stata scritta, lui certamente non sarebbe a Marsiglia, anche lui, ecco, come vediamo, in esilio volontario a Marsiglia, che evidentemente era una località particolarmente gettonata, e in particolare per il buon pesce che lì si mangiava. Ecco, quindi chiudiamo con questo aneddoto curioso sulla pubblicazione delle orazioni mai pronunciate. Casi particolari menzionati nell'Actio Secunda. Ecco, per ciascuna di queste parti abbiamo dei casi che vengono messi in evidenza proprio per colpire i giudici. Nel De Pretura Urbana, Verre dimostra di essere corrotto fino al midollo, al punto tale da far mercato delle proprie sentenze e da trarre profitto da testamenti di singoli cittadini. A Lampsaco, ecco, fa mettere a morte il ricco Filodamo, il figlio, dopo aver tentato di violarne la figlia. Dunque, ecco, non si fa scrupolo nemmeno a commettere stupri e così punire con la morte delle persone estremamente estranee a qualsiasi reato, semplicemente per incamerarne il patrimonio. Nel De Pretura Siciliensi, ecco, vengono adottati da Verri gli stessi metodi visti già a Roma. Nel De Frumento de re frumentaria, ecco, Verre dimostra di aver raccolto le tasse frumentarie dovute ai siciliani a Roma, ma tenendole parzialmente per sé. Nella De Signis abbiamo in particolare non solamente la descrizione delle ruberie artistiche di Verre, ma un accento particolare alla profanazione dei templi. Il governatore non si faceva scrupolo nemmeno di fronte alla religione, sottraeva gli oggetti più preziosi dei templi per appropriarsene sostanzialmente. Con il De Supplicis, ecco, chiaramente vediamo citati molti episodi crudeli, tra cui in particolare il supplizio di Gavio di Comps, cittadino romano processato senza processo. È l'episodio citato per ultimo proprio per dar forza via via alle argomentazioni di Cicerone, con questo crescendo. Dunque, sicuramente lui si aspettava che i giudici, se non avevano già ceduto con gli episodi già menzionati, sicuramente qui avrebbero deciso di condannare Verre senza alcun dubbio. Cambiamo orazione, passiamo alla Procellio, ecco, che viene pronunciata il 4 aprile del 56 nel contesto di un processo per atti di violenza e tentato beneficio, ecco, scusate. Celio è un giovane oratore, allievo di Cicerone, che rimane implicato in una vicenda più grande di lui. Infatti, lo sfondo storico del processo risale addirittura alla fine del 57. Qui abbiamo Tolomeo Aulete, sovrano d'Egitto, che però viene detronizzato dagli Alessandrini, che si trova a Roma ospite di Pompeo. A Napoli arrivano gli ambasciatori d'Alessandria, presieduti da Dione, dal filosofo Dione. Alcuni delegati subiscono un'aggressione a Pozzuoli, abbiamo anche una matrona depredata. Dione stesso viene assassinato, pur essendo protetto da un amico di Pompeo, e il movente viene ricondotto a Tolomeo, che sarebbe stato complice con gli ottimati che sostenevano il suo reintegro, tra cui lo stesso Pompeo.
Tolomeo si reca a Efeso, fugge a Efeso e emergono delle tensioni tra i pompeiani ottimati e i popolari di Clodio. Quindi anche questo caso, ecco, questo caso giudiziario, risente dell'influenza della lotta politica. Ecco, il 3 aprile del 56, tre personaggi, Sempronio Atratino, Lucio Regno Balbo e Publio Clodio, che non è il tribuno, ma è un omonimo, accusano Marco Celio Rufo de Vi, che viene incriminato appunto di diversi reati: partecipazione attiva a una sedizione popolare a Napoli, quel tumulto di cui abbiamo parlato prima, la violazione dell'immunità degli ambasciatori alessandrini, la sottrazione dei beni di Palla, che è purtroppo il nome della matrona, ecco, il coinvolgimento nell'assassinio del filosofo Dione e il crimen auri et veneni, che spieghiamo subito. Celio è uno dei molti amanti di Clodia e da lei avrebbe ricevuto denaro e monili con il pretesto di organizzare giochi pubblici. Clodia avrebbe scoperto che queste ricchezze erano state invece spese per organizzare l'assassinio di Dione, e quindi sarebbe stata vittima di un tentativo di avvelenamento da parte di Celio stesso. Qui abbiamo riassunto il crimen auri et veneni, che vede Clodia in questo caso come vittima. Ecco, il collegio di difesa è composto da Celio, che si difende da solo, essendo appunto giovane oratore e allievo di Cicerone, Crasso, Marco Licinio Crasso e Cicerone stesso. Ecco, l'orazione di Cicerone è l'unica delle sei che ci è pervenuta e qui difende Celio in particolare dal crimen auri et veneni. In particolare coinvolge Clodia, ecco, qui abbiamo appunto il coinvolgimento di questo personaggio femminile che viene presentata come unica e autentica responsabile, viene presentata come una sorta di meretrice, ecco, che accoglieva tra le sue braccia, all'interno della sua casa, chiunque, ecco, qualsiasi persona, compiacendone i desideri. Quindi, diciamo, abbiamo un giudizio morale su Clodia che viene utilizzato per ripulire, se vogliamo, dai sospetti la figura invece di Celio. La ricostruzione dei fatti, volendo sintetizzare in modo ironico, trasforma una questione di politica internazionale in una vicenda torbida di pettegolezzi, anche con complicazioni private e dettagli hard come quelli appunto sulla condotta privata di Clodia. Andando oltre, troviamo la proarchia, appunto, pronunciata in difesa del poeta Archia, nato ad Antiochia intorno al 120 avanti Cristo, dunque più anziano di una quindicina d'anni di Cicerone, arriva poi a Roma nel 102, intraprende una vita da poeta sotto la protezione di Lucullo, del generale Lucullo. Nel 93 assume poi per intercessione di Lucullo lo status di cittadino del municipio di Eraclea, attendendo di assumere la piena cittadinanza romana. E qui appunto Archia diventa uno dei maestri di Cicerone per quanto riguarda la sua educazione retorica. Per cui abbiamo anche un legame personale in questo caso tra l'imputato e l'avvocato difensore. Quali sono le basi legislative e politiche per l'attacco ad Archia? Risalgono ad alcune leggi che qui vediamo, a una legge in particolare che qui vediamo spiegata, la Lex Papia de Peregrinis, che prevede il rifiuto di false richieste di cittadinanza e l'espulsione degli stranieri da Roma. E sarebbe proprio sotto questa legge che Archia viene perseguito. Nel 62 a.C. Cicerone prende la difesa del suo insegnante e dato che Archia è associato a Lucullo, è un protetto di Lucullo, la spiegazione dell'attacco rivolto a lui sarebbe, ecco, l'intervento di un nemico di Lucullo, forse dello stesso Pompeo Magno. Qui, ecco, non ci è dato saperlo, possiamo dedurlo, possiamo ipotizzarlo. Quali sono le accuse contro Archia? Non esiste alcuna registrazione ufficiale come cittadino di Eraclea.
Archia non mantiene residenza permanente a Roma. I registri dei pretori dell'89 a.C., che dovevano avere in lista il nome di Archia, sono irreperibili, non si trovano più. L'accusato non appare nemmeno nei rotoli romani del censo che erano stati registrati nel periodo in cui egli stesso aveva dichiarato di essere residente a Roma. E Cicerone risponde punto per punto a queste accuse. Alla prima risponde che non c'è nessuna registrazione ufficiale di Archia, perché gli uffici dei registri erano stati distrutti durante la guerra sociale, quelli di Eraclea. Comunque c'erano dei testimoni a Eraclea che Archia era effettivamente un cittadino. La residenza permanente a Roma la mantiene o non la mantiene? Ecco, Archia ha una residenza a Roma e appare anche nei registri del pretore Metello. Quindi non è vero che sono tutti reperibili, almeno uno ce n'è, ecco, quello di Metello. E Archia non appare d'altra parte nel censo romano perché ogni volta che c'era un censimento lui era in campagna militare con Lucullo e stava componendo dei poemi per celebrare la gloria del suo patrono. Cicerone prende le mosse dalla difesa di Archia per, ecco, evidenziarne i meriti come poeta che rafforzerebbero il suo diritto alla cittadinanza stessa. E prende spunto da questo per mettere in luce l'importanza degli studi e della cultura per i cittadini, ma anche per il buon funzionamento della Repubblica Romana. Ecco, gli studi perfezionano le doti che la natura ha dato all'uomo e forniscono un ideale morale che è la base della vita pubblica. Non ci si può impegnare in politica se non si hanno degli ideali morali, altrimenti appunto si diventa corrotti e basta. Archia è un poeta, è anche un improvvisatore e i poeti, seguendo la tradizione, la grande tradizione che risale a Omero, sono sacri, sono come persone sacre, ecco, se si onora un poeta morto come Omero, tanto più si dovrebbe onorarne uno vivo. Cosa facciamo? Abbiamo i poeti in casa e li mandiamo via? Meglio di no. Archia, inoltre, nella sua carriera di poeta, ha cantato le imprese di Mario contro i Cimbri e di Lucullo contro Mitridate, alimentando la fama del popolo romano e quindi la glorificazione fatta dai poeti, divulgando le grandi imprese fatte, ecco, dagli antenati è stimolo alle azioni più nobili, alle azioni più grandi, tanto che Cicerone stesso si dichiara appunto ispirato dai poeti stessi e, perché no, anche dalle opere dello stesso Archia. Perché Cicerone dovrebbe lodare la cultura e la poesia? Non soltanto perché sono argomenti che gli interessano, ma anche per tornare, diciamo, a uno scopo politico. Cicerone nel 62 è appena stato console. L'anno del consolato si è chiuso, insomma, sui toni di grigio, perché Cicerone non ha ricevuto gli onori che si aspetta. Anche il discorso che lui doveva pronunciare alla fine del consolato, non gli è stato permesso, insomma, di pronunciarlo. E quindi sente di aver perso un'occasione, sente di doversi riscattare, diciamo, agli occhi dell'opinione pubblica. Lo stesso Pompeo, che era appena tornato dalle campagne in Oriente e da cui Cicerone sperava di ottenere approvazione, di fatto lo tratta con indifferenza. E quindi la difesa di Archia è appunto l'occasione che serve a Cicerone per esaltare la cultura che lui stesso ha messo a servizio della politica. La cultura ha creato i maggiori tra i romani. Scipione Maggiore, ecco, è stato protettore di Ennio. Scipione Emiliano è stato protettore di Lelio, facendo riferimento al circolo degli Scipioni. E Cicerone stesso sente di poter essere per Pompeo quello che Ennio e Lelio erano stati per gli Scipioni, quindi un consigliere e un amico. Noster hic magnus, questo nostro magno, chiamandolo per il cognomen che lui si era guadagnato sul campo militare, qui cum virtute fortunam adequavit, che ha uguagliato la fortuna con il valore, e quindi proprio l'ideale del generale romano, dotato di fortuna, di buona sorte e anche di valore personale.
Passiamo ora alle catilinarie, che sono, possono essere definite il vertice dell'oratoria ciceroniana. Pronunciate nel 63, fanno parte infatti del ciclo delle orazioni consolari, però pubblicate nel 60, 3 anni dopo. Queste denotano un profondo e sincero attaccamento di Cicerone alla Repubblica aristocratica e anche l'orgoglio di averla salvata, a costo anche della vita, in quanto Catilina aveva macchinato appunto un attentato agli stessi consoli. Tuttavia, leggendole, si sente l'odore, diciamo, della sete di gloria e dell'autoincensamento di Cicerone, che però possiamo spiegare con un fattore relativo al contesto in cui Cicerone si muove. Ricordiamo che è un homo novus, e che quindi ha intrapreso la carriera politica senza tutti quegli agganci familiari o comunque di relazioni sociali che avevano gli altri appartenenti all'aristocrazia senatoria. Per cui, in un certo modo, Cicerone sente che per lui l'oratoria è uno strumento di affermazione politica. E quale migliore occasione delle Catilinarie, dunque dell'aver sventato un colpo di Stato per utilizzare questo strumento? Ecco, ciò non toglie che leggere un Cicerone che si autodichiara nuovo Romolo può crearci un po' di fastidio, questo è indubbio. Ecco. La prima Catilinaria, pronunciata in Senato l'8 novembre del 63, quella in cui Catilina viene denunciato, è celeberrimo l'inizio. Cicerone, ce lo immaginiamo, si alza in piedi, punta il dito contro Catilina e inizia così: Quousque tandem abutere, Catilina, pazientia nostra, fino a quando infine, Catilina, abuserai della nostra pazienza. È un exordium bello potente. Inizia con un attacco contro Catilina, che è ancora a Roma e ancora in Senato, anche se i senatori l'hanno isolato, hanno fatto il vuoto intorno a lui. Cicerone mostra di essere al corrente dei piani, grazie appunto ad alcune soffiate che gli sono arrivate da varie fonti, e spinge Catilina ad andarsene via da Roma, uscendo allo scoperto e appunto autodenunciandosi. Perché questa mossa? Perché Cicerone non ha ancora in mano delle prove tangibili per incriminarlo, ha degli indizi, ha delle testimonianze di questo, di quell'altro, però non ha ancora le prove, reali in mano. L'attacco, l'exordium, è caratterizzato da una fortissima espressività che comprende interrogative, esclamazioni, come per esempio anche qui un'altra famosissima espressione, o tempora o mores, o tempi o costumi, con cui Cicerone evidenzia la corruzione appunto della Roma tardo-repubblicana. Procedimenti espressivi dovunque. Qui abbiamo un esempio interessante di un tricolore in asindeto: non ferar, non sopporterò, non patiar, non tollererò questa cosa, non sinam, non la permetterò in quanto console. Ecco, la notte stessa Catilina se ne va da Roma e va nei suoi accampamenti in Etruria. La seconda Catilinaria, il giorno dopo, 9 novembre 63. Qui siamo davanti al popolo. Cicerone, in quanto console, espone al popolo gli ultimi eventi. Dal punto di vista stilistico, abbiamo un inizio che corrisponde alla prima Catilinaria, quindi un tandem aliquando finalmente una buona volta, quirites, cittadini, e Catilina viene presentato come una belva ferita che fugge da una Roma che ormai per lui è una trappola. Anzi, sarebbe preda, ma diventa trappola, ecco, e che si gira a guardare questa preda che ormai le è sfuggita. E abbiamo qui la famosa successione di verbi in asindeto che formano anche un climax, o una climax per dirlo più correttamente. Habit, se n'è andato, excessit, è uscito, evasit, è evaso proprio da Roma, erupit, è scappato via. E quindi tornano i procedimenti fortemente espressivi. Cicerone poi minimizza il valore dei contingenti di Catilina, esorta i complici rimasti a Roma a raggiungerlo, ad andarsene anche loro da Roma. Abbiamo anche qui periodi mossi costruiti per accumulazione, un richiamo fortissimo stilistico e tematico della prima Catilinaria. Cicerone qui davanti al popolo evidenzia i propri meriti e qui già durante il periodo del consolato vediamo che si paragona a Pompeo, pensa di mettersi sullo stesso piano di Pompeo. Pompeo però è un generale e lui è un magistrato, quindi c'è la forza militare da una parte, la forza della legge dall'altra, due poteri che si compensano, che si completano. C'è poi un quadro dei sostenitori di Catilina, che sono
l'uno peggio dell'altro, indebitati, rovinati, giovani, viziosi, tutti i più corrotti se li mette intorno, in particolare perché, ecco, Catilina stesso promette tabule 9, dunque l'abolizione dei debiti. Ecco, chiaramente chi è indebitato è fortemente motivato, ecco, ad aderire alla congiura. Come abbiamo detto prima, abbiamo dei periodi ampi e caratterizzati dalla concinnitas, lo stile equilibrato di Cicerone, caratterizzato da parallelismi e antitesi, però sempre collocati in modo da creare un'architettura sintattica ben precisa. La terza Catilinaria, di nuovo davanti al popolo. Siamo alla sera del 3 dicembre del 63. Cicerone riferisce al popolo la scoperta della congiura grazie anche all'aiuto degli allobrogi ambasciatori di una tribù gallica che erano stati contattati dai Catilinari per dare una mano al realizzarsi della congiura. Vengono arrestati i capi della congiura, il reato viene confessato e qui abbiamo, ecco, l'autoincensamento di Catilina, e sì, di Cicerone, paragona che si auto paragona a Romolo. Romolo ha fondato Roma e lui l'ha salvata. In questo caso abbiamo una narrazione più semplice, più secca, più espositiva. Viene descritto il comportamento dei congiurati e Cicerone, ecco, sostiene di aver fatto bene a cacciare Catilina, ricorda gli onori del Senato e ricorda anche l'aiuto divino, perché proprio in quel giorno era stata eretta una statua di Giove, Giove, divinità che ha un'importanza chiave proprio per la pronuncia delle Catilinarie. Infatti ricordiamo che la pronuncia della prima Catilinaria avviene durante una riunione del Senato nel tempio di Giove Statore. Giove, chiamato in causa proprio come protettore della stabilità dello Stato e massima divinità anche della triade capitolina. Dunque il richiamo a Giove qui non è casuale. Ancora Cicerone paragona la sua impresa a quella di Pompeo e chiede come unico onore la memoria, sottolinea i rischi personali. Scusate l'interruzione, dicevamo, sottolinea i rischi personali e invita a far sì che le sue azioni non gli si ritorcano contro. La quarta e ultima Catilinaria viene pronunciata il 5 dicembre del 63, dunque vediamo 2 giorni dopo, sera del 3, 5 dicembre, e qui siamo in Senato. È un'orazione nella seduta del Senato convocata per deliberare la pena per i Catilinari. Qui c'è stato il famoso dibattito, riportato anche da Sallustio, in cui intervengono Catone per sostenere la pena di morte e Cesare invece per sostenere una pena alternativa. Cicerone parteggia per l'idea di Catone. Invita poi il Senato a non darsi pensiero per la sua incolumità personale, afferma che la morte è più mite rispetto all'ergastolo e evidenzia nuovamente la gravità delle colpe commesse e che mettono i congiurati in contrapposizione ai boni di tutte le classi, non solamente a quelli delle classi senatoria e equestre, ma di tutte quante, anche gli schiavi. E poi chiude in modo sempre molto espressivo, afferma che farà eseguire le deliberazioni del Senato, dichiara di desiderare la gloria come unico premio e raccomanda al Senato il piccolo figlio Marco, nato nel 68 e quindi che all'epoca aveva 5 anni. Eccolo qua. E con la scorsa slide, cioè questa, chiudiamo il video di oggi, di questo video, ecco, e ci vediamo prestissimo con il video sulle tecniche oratorie e stilistiche di Cicerone. Buon ripasso e a presto!